Con che spirito sei venuto qui come seminarista e cosa porti a casa a Venegono? È stato il primo pellegrinaggio fatto da seminarista perché sono in prima teologia, mi aspettavo di vedere la fede dei ragazzi e anche oggi i ragazzi non hanno certamente deluso, erano presi, erano coinvolti e quando l'arcivescovo ha chiesto silenzio è stato bello vedere i ragazzi e anche gli adulti presenti, circa 10.000, a fare proprio silenzio e ad ascoltare le parole dell'arcivescovo, quindi è stato bello questo. Una bella esperienza di chiesa in cammino. Sì, questo senza dubbio, anche perché appunto pellegrinaggio significa appunto mettersi sulle orme di Gesù e ascoltare quello che lui ha da dire. Quello che mi ha colpito è stato il richiamo del cardinale a non avere paura questa mattina, a dire sì, conosco che avete paura, però fidatevi, Gesù Cristo redime anche questa paura e vi porta avanti nel cammino. Lorenzo, se tu dovessi raccontare, non so, a un fratello minore o a un ragazzo che incontri in parrocchia che non è potuto venire qui, che cosa è stato questo pellegrinaggio? Cosa diresti? Beh, che senza dubbio, l'ho pensato sempre anche prima di partire come un wow, adesso vado a vedere insieme ai miei compagni di classe, cioè dove tutto alla fine ha avuto inizio. In qualche modo non ha avuto inizio qui, però qualcuno qui, specialmente San Pietro, San Paolo, ci ha lasciato molti secoli fa una testimonianza che anche oggi riecheggia, che è vera soprattutto per me, per noi, e quindi in qualche modo tornare qui è sempre tornare. Per me è la seconda volta che vado a vedere San Pietro, però... Però è la prima volta che vieni come seminarista insieme alla nostra chiesa? No, questo sicuramente, sì, come pellegrinaggio diocesano sì. Quindi emozione? Io sì, decisamente. Tu sei un po' più avanti negli studi di teologia, sei in terza. Questo pellegrinaggio ti avvicina in qualche modo certamente anche a metà del tuo cammino verso il sacerdozio? Sì, sì, sicuramente sono venuto qua anche con uno spirito di fede, essendo anche l'anno della fede era bello venire qua sui luoghi in cui ha avuto origine la nostra fede e poi pregare in basilica e pregare in quelle chiese, in quei luoghi dove tantissime persone, tantissimi seminaristi, tantissimi preti, tantissimi anche santi hanno pregato prima di noi, quindi è sicuramente una bella immagine di fede. E poi anche l'universalità e la grandezza della nostra chiesa, che oggi quando abbiamo fatto la messa eravamo in circa 10.000 se non di più, e da proprio riempie il cuore vedere che non siamo soli ma è una chiesa unita. Il cardinale nemmeno una settimana fa nella messa crismale ha detto: siamo presi a servizio. Tutte le volte che volenti o nolenti non seguiamo questo essere a servizio del popolo di Dio ci perdiamo. Questa chiesa che si muove per essere anche a servizio della gente, per essere a servizio della gente, con gli educatori, con i volontari di Family, con i sacerdoti, con le suore, ti sprona al ministero? Sì, sicuramente, anche perché anche il Papa, quando lo diceva nella sua rispettiva messa crismale qui del servizio, di questo essere impregnati dell'odore delle pecore, è uno stimolo a metterci in gioco, a non pensare solo a noi stessi ma a vivere la nostra fede anche lanciati verso gli altri, lanciati verso il prossimo.